E ripartiamo dal Palatricalle, Sandro Leombroni, per un terzo e quarto tempo tutti da vivere. Proger Chieti e Legnano si trovano sul 39-43 in favore degli ospiti. La Proger rientra rischiando soprattutto Andrea Ancellotti, Luigi Sergio, Adam Sollazzo, Reggie Hamilton e Diego Monaldi. Avete visto i primi due quarti, nulla da aggiungere. Speriamo davvero che vada meglio un po' tutto. Possesso palla Proger, Hamilton, Sollazzo. Non riesce il gancio per Andrea Ancellotti. Discutibile questa decisione, ma neanche Merchant riesce nell'entrata. Rimbalzo Proger e può ripartire Diego Monaldi.
Bella azione di Legnano. Trova il terzo fallo. Ecco anche l'esperienza di Andrea Federico. Ottimo. Se riesce a stare un attimino attento a non commettere falli. Ne ha fatti fare due nel giro di due minuti a Cruballi. Quando mancano 6:05 al termine del terzo tempo, 5 lunghezze da recuperare per la Proger. 4-7-4-2, ma attacca Legnano di bella da 3, non va, un pizzico di sfortuna da parte del play lombardo consente alla Proger di tentare ancora una volta di, come non detto, di accorciare le distanze, ma non si capiscono Hamilton e Ancellotti. C'è il fallo, fallo, quarto fallo di Cruballi, grande, grande Luigi Sergio, va a trovare il quarto fallo di Osman Cruballi e qui ci potrebbe essere la svolta. Tre falli in mezzo tempo, Federico. Meno due. Bravo Adam, bravo Adam. Tra l'altro coach Ferrari ha richiamato Di Bella in panca e rientra Navarini. Sicuramente un momento del quale approfittare da parte della Proger. 2-2 per Adam Sollazzo. È vero che c'è Frassinetti, Federico, però
le loro bocche da fuoco sicuramente sono ridotte con Kruballi e Di Bella in panca. Cosa fa? Questo è Andrea Ancelotti. Parità a 3:20 dal termine del terzo tempo. Situazione di perfetta parità, 4-9-4-9. Esce il tentativo di Merchant. Va in doppia cifra anche Andrea Ancelotti, miglior realizzatore al momento della Proger insieme ad Adam Sollazzo, e c'è il sorpasso dei biancorossi di casa, 5-2, 4-9 in favore della Proger, 2 minuti e 58 al termine del terzo tempo. Un'altra Proger, Federico, ma onestamente anche un'altra Legnano. Sicuramente, diciamo che la fine del secondo quarto, con tutto quello che è accaduto, non lo ricordiamo. Chi ha visto sa. Cerchiamo di non ricordarlo, perché comunque non c'è una logica dietro questo. No, assolutamente no. Fine del secondo quarto, ma da tutte e due le parti. Sportivamente bisogna riconoscerlo. Tra l'altro adesso riporta dentro al posto di Hamilton, Coach Galli, anche Matteo Palermo. Al numero 32, Diego Monaldi. No, Sollazzo. Aia, terzo fallo per Adam. 2:40 dal termine del terzo tempo. Proger avanti di 3 lunghezze, ma palla in possesso Legnano. Gran bel giocatore Federico. 17 punti per Frassinetti al pari di Kruballi. Quando Luigi Sergio ha il tiro aperto così è davvero difficile che sbagli. Thank you.
Partita punto a punto, sì. Eccolo Dieghito! Siamo agli ultimi 59 secondi di gioco della terza frazione. Grazie alla bomba di Diego Monaldi, la Proger è a più 4. 5-8-5-4. E c'è la sostituzione tra le fila del Legnano. In questo momento Legnano senza americani, Federico, è stato... Che cosa ha sbagliato! Guarda che era più facile da sbagliare che non da metter dentro. Vuole palla Hamilton, entra Sergio, non va, ma ha fatto un paio di numeri Locci, per fortuna della Proger, un canestro praticamente fatto, lo ha sbagliato e adesso un fallo in attacco che poteva evitare per la sua squadra. La Proger ringrazia. E per la prima volta la Proger chiude avanti un quarto, il terzo, 4 punti appunto avanti, come ha appena detto Federico. Legnano che ha fuori Osman Kruballi, che giusto diamo due statistiche in assenza di Marino Valentini. Non me ne vorrà il collega, ci provo io a dare due numeri. Osman Kruballi è primo nella media totale dei rimbalzi con 12,2 a partita, con ben 269 totali, così come primo nella media dei falli subiti con quasi 8, mentre oggi ne ha commessi già 4 in 3 tempi, e per questo motivo al momento coach Ferrari l'ha richiamato in panchina, così come lo stesso americano è terzo nella classifica dei punti, ovviamente prima dell'inizio di questa partita, 19,1 di media, ma soprattutto è primo nella valutazione FIBA totale, che tiene praticamente conto di tutte le varie medie che compongono le prestazioni di un giocatore nell'arco di questo campionato, 571 di valutazione FIBA, staccando al secondo posto William Mosley di Recanati con addirittura 424. Chieti risponde con Adam Sollazzo, quarto nella media dei punti con 18,2 a partita e 401 tiri totali. Ma ciò che più importa è che ci stiamo apprestando a vivere questo emozionante incontro tra Proger Chieti ed Europromotion Legnano, con la formazione ospite che riparte col possesso palla
gli ospiti hanno 4 lunghezze da recuperare, 5-8 Chieti, 5-4 Legnano. Ottimo il recupero di Reggie Hamilton, tra l'altro è rientrato Paesano ed è in panchina Andrea Ancellotti. Sollazzo, completamente chiuso, ma trova il fallo. Era molto buona la marcatura di Frassinetti, ma fallosa. E commette invece fallo Maiocco. Terzo fallo per Maiocco. Purtroppo c'è, scusami Federico se ti interrompo, c'è il quarto fallo di Ale Paesano, scusami. E non ha demeritato quel poco che ha giocato anche Emanuele Di Giacomo. Guarda come va a rimbalzo Reggie Hamilton. Cosa fa Reggie Hamilton? Fuori per Matteo Palermo. È il secondo discutibile. Bravo, e sono due. Esatto. Diciamo che è discutibile, possiamo dirlo? Giocatore. Su quella dinamica, in quell'azione particolare. Non possiamo fare nient'altro. Facciamocene una ragione, non è facile. Grande recupero di Luigi Sergio. Davvero sta facendo un lavoro, come si dice, quello che fa solitamente Marco Cardillo. Un lavoro oscuro, ma lo sta facendo davvero bene Luigi Sergio. Ma difende davvero con il coltello tra i denti. L'esperienza qualcosa vorrà più pur dire, Federico. Gran numero, gran numero. Gran numero di un gran giocatore. Miglior realizzatore al momento, 19 punti. Con Krubal in panchina. Prova a stargli dietro Adam Sollazzo. Bombone! E questo è un terrificante più 8! Eccezionale! Eccezionale! Quando gli americani sono veramente tali come quelli che ha al momento la Proger, questo è il risultato. Ha ripreso la formazione di Massimo Galli, una partita che non era assolutamente facile, soprattutto sia per il fatto che moralmente
i suoi giocatori erano veramente a terra, ma il pubblico si era scaldato non poco. Ma per forza. Eccolo qua, la tua convinzione è andata a buon fine, Federico, e Krubali è il primo a rientrare, deve tentare, ma anche Di Bella. Io te lo stavo per chiedere, con tutto rispetto per Navarini, ma non è paragonabile un diciottenne con l'esperienza di un Fabio Di Bella. E difatti coach Ferrari tenta il tutto per tutto. Dentro i giocatori più esperti, Di Bella era fuori non per una questione di falli, probabilmente per riprendere fiato. Eccolo qua che porta palla. Bisogna cercare il quinto fallo di Krubali. È quello con il quale aveva iniziato d'altronde, che stava dando i suoi frutti, ma adesso a 6 minuti e spicci dalla fine c'è una Proger a più 8 che soprattutto sta giocando bene. Ecco Krubali al rimbalzo. Assolutamente, hai ragione. Ma non sarebbe il caso, secondo te, di rischiare Andrea Ancelotti in virtù di Paesano per cercare il quinto fallo di Krubali, Federico? Di Andrea. C'è il quarto fallo anche per lui. Eccolo qua, guarda, guarda Federico. Usa ogni fibra bianca del suo corpo, Krubali, per avere sempre quel vantaggio nei confronti di... Ancelotti per Sergio. Rischia tutti e due i lunghi, Massimo Galli, sicuramente per arginare appunto Osman Krubali. Vediamo cosa ne verrà fuori. Frassineti Federico, è il tutto per tutto, gioca Ferrari, giustamente, gioca il tutto per tutto, 6 lunghezze da recuperare, 5-24 al termine dell'incontro, non va il primo tiro libero di Merchant. Questa è la formazione in pratica di partenza del Legnano, dimmi. Non serve, riparte l'azione offensiva.
E siamo entrati negli ultimi 300 secondi di gioco. Adam, se non vado errato, dovrebbe essere Adam Sollazzo. No, addirittura il quarto di Ancelotti. Abbiamo tutti e due i lunghi, Andrea Ancelotti e Alessandro Paesano, in campo con 4 falli, così come con 4 anche Sergio. Anche dalla lunetta Federico, Osman Krubali tira con una nonchalance che lascia capire quanto sia sicuro di sé. Eccezionale, gran giocatore. Ci fa strano che non sia stato pescato, come dicevi tu prima, in Gold. È un giocatore che sta in Europa da diversi anni, anche se non ha mai giocato in Italia. Davvero tanto di cappello. Non è un caso che sicuramente vincerà la classifica della valutazione complessiva FIBA. Le due squadre tornano in campo a 4:55 dal termine del quarto quarto. Possesso palla Proger 6-4, 6-1 in favore della formazione di casa. Ci sono però con 4 falli Paesano, Ancelotti e Sergio per la Proger, l'unico Krubali per Legnano. Frassineti, terzo fallo. Gran bella giocata, lo ha fortemente voluto. Ma era più facile che tirasse Paesano, non se l'è sentito Alessandro. Era davvero un tiro aperto quello di Paesano. Non sarà sempre festa, Federico. This is Adam.
ennesimo grande numero, 42 punti equamente divisi tra Frassinetti e Cruballi, no comment. Meno male, Federico, che Adam Sollazzo c'è. No, no. Mamma mia. Coronarie forti al Palatricalle, signori. Mancano 122 secondi al termine. La Proger conduce di 3 lunghezze, 6-8, 6-5. Però la Proger è già in bonus. 3 falli di squadra in questo quarto per la Europromotion Legnano. I migliori realizzatori, come appena detto, per Legnano, Crubali e Frassinetti, 21-10 Mercant. Nella Proger abbiamo con 18 Sollazzo, 11 Ancellotti, 10 Reggie Hamilton. Tornano in campo le due formazioni per questi ultimi 2 minuti e 2 secondi. Alta, altissima scuola del duo Sollazzo Ancellotti, numero più 5 Proger, forza ragazzi, 1.30 al termine, ma tiene in gioco la formazione lombarda, Arrigoni da 3. E sono ancora una volta 2 le lunghezze di vantaggio per la Proger. 1.15 al termine, Ancellotti. Grande Andrea, esponenziale questo quarto di Andrea Ancellotti. 15 punti per lui. E sono 4 le lunghezze. Stiamo per entrare negli ultimi 60 secondi. Monaldi buono, è un secondo fallo, Federico, ci sta. L'importante è che non erano Ancellotti. Già da prima. Eravamo da in bonus da prima. Lo so, ma non è facile stare là sotto in queste condizioni. Meno 2 per Legnano, 7-2 Chieti, 7-0 Legnano, 62 secondi al termine del quarto, ultimo minuto di gioco, tutto da vivere qui al Palatricalle. Sandro Leombroni, Adam dalla media distanza, non sbaglia, più 4 Chieti, più 4 Proger. 40 secondi al termine, grande rimbalzo di Andrea Ancellotti, via Sergio, Hamilton, e c'è il fallo, grande finale della Proger, quarto fallo sì di Merchant,
Ed ora più 4, 29-99 al termine. Opportunità di allungo per la Proger, dentro il primo libero, più 5, importantissimi questi due tiri liberi per Reggie Hamilton, 2 su 2 signori, la Proger è a più 6, meno di 30 secondi al termine, grandissima Proger. Sbaglia. Frassineti, no, è Kruballi e ci lascia Osman Kruballi. Comunque un grossissimo applauso ad un grande giocatore, Osman Kruballi, davvero bravo, complimenti. Ma 21, ma ciò che più conta, Federico, 11 secondi e spicci al termine. La Proger è a più 7. Signori, anche questa è fatta. Tendente il più 4 di Legnano. Bravo. 7 punti avanti la Proger. Rimbalzo Proger. La partita è finita, signori. La partita è finita. Reggie Hamilton non si toglie lo sfizio della bomba. Ma ciò che più conta è che la Proger con questa vittoria è matematicamente in Serie A2.